Trieste punta molto sulla ricerca, ma anche il Friuli Venezia Giulia nel suo complesso. A Trieste ci sono importanti istituti di ricerca, i radicali e la Rosa nel Pugno ha puntato molto sulla questione dell'avanzamento della ricerca senza alcune barriere che possono essere frapposte. Ecco, voi ritenete che si sta da questo punto di vista procedendo in maniera troppo lenta, troppo prudente? Ma sicuramente in maniera molto lenta. Perché? Perché non si dà la possibilità ai ricercatori di sperimentare in ogni direzione. Noi con il referendum dell'anno scorso abbiamo voluto appunto sottolineare questo fatto. Io prima sentivo alcuni rappresentanti dei partiti che hanno una certa visione della società. Allora io vorrei dire su questo una cosa molto, molto semplice. Non è compito della politica imporre ai cittadini dei modelli. La politica può intervenire per dare delle risposte a dei fenomeni che nella società si verificano, in qualche modo cercare di regolamentare. Ora, uno dei cardini della società moderna è la sperimentazione. Allora, se per visioni ideologiche o religiose si vuole impedire o si vuole mettere le manette ai ricercatori, non andiamo da nessuna parte, si ritorna ai tempi del Medioevo. La ricerca e la scienza sono scienza o ricerca solo se sono libere di andare in tutte le direzioni. Non ci possono essere né religioni, né culture, né visioni che possono impedire queste cose.